che parto. E la vita, la vita, e la vita è bella, è bella. Basta avere l'ombrella, l'ombrella, ti ripara la testa. Sembra un giorno di festa. Ciao! Buonasera al pubblico di Vivere la Vita. Oggi vi raccontiamo una storia una persona molto conosciuta in città. Si dice che un grande cammino inizia con un piccolo passo. Di passi ne ha fatti tanti e oggi raccoglie i frutti. La vediamo così energica, così sorridente. Andiamo a conoscere la sua storia. Stiamo parlando di Filomena Pingue. Buonasera e grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie. Allora, ovviamente parliamo di aziende agricole, di prodotti genuini, prodotti della nostra terra. E parliamo anche del commercio, la fatica di resistere oggi sul mercato del lavoro che diventa sempre più competitivo. È chiaro che l'azienda Pingue è antichissima, a fine 800, poi però Filomena, dopo un'infanzia vissuta qui a Sulmona, nel capoluogo Peligno, andò all'estero, tornò nel 62 e cominciò un'avventura, è vero? Sì. Ho cominciato con lavorare di nuovo la campagna, gli animali, mungeva il latte, lo andavo a vendere l'indro d'acqua nell'anno 63 e poi piano piano l'azienda l'abbiamo ingrandito, io e mio marito, perché i figli erano piccoli. Poi nell'anno 77 sono andata a pagare la luce giù all'Enel in via La Maccia e ho visto supermercato e sono entrata a fare la spesa là. E c'era un signor Petrella che era ritornato dal Canada e avevo messo sto negozio. E come ha visto che ho preso i carrelli pieni, due carrelli pieni di spese, mi si è avvicinato e ha cominciato a parlare. Dice che voleva vendere il negozio e ritornarsene in Canada perché le figlie non volevano stare in Italia. E a me mi è venuto subito il pensiero di prendere questo negozio pensando ai miei figli. Con cinque figli ho detto che fanno, zappano tutti i terreni, cosa fanno? E abbiamo cominciato a prendere questo negozio. E quindi una scelta che poi anche per il domani è stata, che oggi è a conduzione propria domestica e quindi poi c'è qualcuno che la porta avanti. Però nemmeno all'epoca non fu una scelta facile, no? Perché una sfida totale, lei cominciò quasi da zero. No, io non sapevo niente del commercio perché purtroppo... Anche nel 64 avevo lavorato un po' alla macelleria di mia sorella, ma del commercio alimentare è tutta una cosa diversa. Non è un giocattolo il commercio, perché ti porta su tante cose, cioè deve vendere, fare. Io andavo a caricare la frutta, i figli erano piccoli, cioè tutte queste cose è partita da me e mio marito. Sono sacrifici, quando uno dice il commercio non è un giocattolo, è un lavoro continuo. Io la domenica mi andavo a mettere a posto di quei tempi, andavo a mettere a posto il negozio così il lunedì e lo trovavo tutto in ordine, cioè sono sacrifici. Una vita quindi anche di sacrifici, perché poi c'era da portare avanti, oltre a questo punto vendita, anche l'azienda agricola. Anche l'azienda agricola. Correva manodopera. Cogliavo i fagioli, le verdure, le cose, portavo fresca al negozio, è la verità, cioè purtroppo non è la foto che tu vedi, questo è tutto fatto, non è niente da fare, si deve vedere da dove si comincia la mattina, purtroppo a noi non c'è orario, né la mattina né il pomeriggio. Beh certo, poi per chi si dedica a questo mestiere sappiamo che anche le feste, no? Bisogna restare aperti, quindi le ferie cosiddette non si possono godere, specialmente laddove poi al lavoro si unisce la passione, l'energia, la forza, il sudore, no? Che si butta, perché quando c'è un'attività familiare è così. C'è stato qualche persona alla quale lei si è ispirata per apprendere il mestiere? L'ha imparato da qualcuno, non so, da qualche familiare? No, io dei tempi miei tutte, perché avevo, non lo so, l'amore verso il commercio, mi piaceva. Non è come dopo, quando mi sono associata a Conad, ti fanno i corsi, ma ai tempi del 77 a me nessuno ha potuto imparare.
mi sono imparate andando avanti. Sì. Oggi sbagli e domani paghi. Rimboccandosi le maniche, quindi vivendo giorno per giorno, sì, affrontando le insidie e le sfide, e poi ecco che il curriculum vitae insomma, si forma, si stila con l'esperienza, sì, possiamo dire. Che poi c'è anche da dire che chi vuole fare questo mestiere deve stare al passo, quindi passo. L'aggiornamento deve essere continuo. L'aggiornamento deve essere di continuo. Non puoi stare a pensare alle ferie, alle cose, sai quante cose ho rinunciato io non lo so come sono le ferie. E anche le feste, io la sera facevo sempre tardi, a qualsiasi cosa si faceva, sia Natale, Pasqua, altre feste. Non c'avevo orario, purtroppo dovevo chiudere. Ora ripeto, allora i figli erano piccoli, chi studiava, chi... cioè è così. Poi questo negozio, io mica stavo a pensare che doveva andare, pensavo di dare un futuro ai miei figli. E oggi come oggi, facendo un passo avanti, dopo i figli si sono fatti grandi, ho detto vi piace questo mestiere? Questo è un mestiere che non si ha orario, si deve lavorare. Se vi piace, si va avanti, si fanno i sacrifici, e se non vi piace, ci fermiamo qua. Loro sono stato contento di andare avanti ed oggi diamo a mangiare 200 operai, non è un giocattolo. Beh sì, la vasta gamma effettivamente c'è, poi si vede, si percepisce. Il grande tema d'attualità è anche quello che noi abbiamo sul piatto, ciò che si può mangiare, ciò che non si può mangiare. Sappiamo come si è acceso il dibattito ultimamente, però possiamo dire che la vostra azienda punta sempre sui prodotti genuini, no? Sì, cerchiamo sempre di dare i prodotti genuini. È normale, devi dare la qualità al cliente. O li serve come si deve, oppure non va bene. Questo è. Com'è stato, com'è lo stile di vita di chi fa questo lavoro? Come si organizza la giornata? Quanto tempo bisogna dedicare? Dalla mattina? Alla sera? No, 8 ore, 16 ore ci si dedica. Purtroppo io adesso ne dedico un po' di meno, ma i figli miei sì, escono dalle 6 la mattina e rientrano alle 10 la sera. Ognuno ha un suo coso, perché gli altri negozi rimangono aperti chi fino alle 9, poi non è che alle 9 tu abbassi la serranda e te ne vai a casa, c'è un'altra oretta da fare. E poi diciamo avete trovato, grazie all'esperienza, grazie poi all'azienda agricola, la forza per continuare a investire, sì, sul territorio, perché siete cresciuti, no? Sì, quindi sì, avete, sì, moltiplicato anche la vostra presenza. Facendo un passo l'uno dietro l'altro si cresce, no? L'investimento lo fai poi sull'attività, sono tutti impegnati sull'attività i figli, uno è sull'azienda agricola e anche sull'attività, cioè è da seguire anche quello. Mio marito sta sull'azienda agricola e piano piano si va avanti, ma non è un giocattolo, eh? Questo sicuramente. Allora, tornando a quel 1962, quando cominciò questa avventura, possiamo dire anche affascinante, perché poi la vita è bella perché è unica, no? Quindi non c'è un copione, bisogna costruirla giorno dopo giorno con le soddisfazioni, con i frutti da raccogliere, ma con tanti sacrifici. Lei si immaginava di arrivare a tanto, cioè di arrivare a questo oggi? No, dico di no. Però quanto una cosa la fai con amore, con dolcezza, che ti fa bene, vai avanti. Io dico sempre, i soldi non sono i nostri, sono del commercio. Li devi investire sul commercio in modo dai lavoro anche agli altri. Non è, se io volevo pensare solo per me, per i miei figli rimanevo via la maccia, meno preoccupazione, e devo mangiare solo ai figli miei, cioè ci trovavamo noi e basta. Poi il commercio ti porta vai avanti e si è fatta una scelta. I figli miei hanno fatto una scelta di continuare e si fa mangiare pure gli altri, sia bene che sia così. Diciamo è un circuito virtuoso di produzione, di operosità, intorno sempre ai prodotti tipici, quindi agli alimenti, al settore alimentare. E certo passano gli anni e aumentano anche le difficoltà e le preoccupazioni. I tempi è chiaro che sono cambiati. Le preoccupazioni ci sono sempre,
No, io l'ho detto, non è un giocattolo l'attività. Quelle, le difficoltà di oggi quali sono rispetto a quando tutto questo è cominciato? Troppo di cose. E che c'aveva allora queste cose, io, tutte queste cose di oggi che succede. Devi stare, non dorme, la paura, quello. E devi stare sempre attento. Devi dare prodotti buoni, vedere, controllare le scadenze, controllare questo. Certo. Non è. Cioè, sono responsabilità. Poi vuol dire che anche il lavoro deve richiedere massimo impegno, concentrazione, impegno, lo sforzo. Cioè. È tutto. Uno vede, dice, beh, quella vetrina è fatta così, com'è bella quella vetrina. Devi vedere quanto lavoro ci vuole per portarla avanti, per controllare tutto. Questo è. È come quando tu fai una casa, comincia dalle fondazioni, così è pure il commercio. E le porta avanti, piano piano. Se le fondazioni le fai bene, la casa non crolla. Eh sì, la base, la fondamenta piano, deve essere la roccia, perché poi sulla sabbia poi il castello crolla, come sappiamo, questa è una metafora che insomma ormai è passata. Si parla anche del ritorno dei giovani nell'agricoltura, sì, nel lavoro, sì, con la terra. Secondo lei è possibile questo? Sì, sì. Se uno c'è amore e piace la passione, io ho due nipoti e uno lavora già con noi e l'altra ha intenzione di ritornare all'agricoltura. Sì. Ora, a me fa piacere sentire i nipoti di dire vogliamo stare con voi. È una soddisfazione, perché vuol dire che poi c'è un ricambio generazionale che uno sempre auspica. Ne approfittiamo, perché Filomena Pingue, oltre ad essere una mamma, una lavoratrice eccezionale, è anche una nonna. E quindi parliamo dei giovani. Che consiglio sente di dare? È possibile oggi rimanere qua? Lavorare, investire sul territorio? Eh sì, perché no? Se si ha voglia di lavorare, però si deve lavorare. Investire sì, ma nessuno regala niente. Perché se vai all'estero tu credi che ti regalano qualche cosa? Là devi lavorare. Devi produrre, e se non produci ti mandano a casa. Non è come qua. Io ci sono stata all'estero, lo so, perché sono stata 3 anni e mezzo. E dunque è così. O lavori, là, non è che ti dicono come stai, lavori tu, quello è. Beh, ce l'hai il lavoro, ti dicono. La forza umana ci vuole in ogni dove, possiamo dire, no? Ma quindi qua poi c'è crisi, allora non c'è crisi, ma la crisi dobbiamo combattere tutti quanti, questo è. A noi dispiace questa questione, certo. Non fa piacere, no? Si lancia il cuore oltre l'ostacolo, diciamo, questo sì. E un'ultima domanda proprio sul futuro, lei come lo immagina il futuro per lei, per la sua azienda, per la sua famiglia, ma soprattutto anche per Sulmona? Tanta responsabilità, dobbiamo stare attenti tutti quanti, è così, io penso che questo è il futuro, ci vuole tanto amore, tanta forza e tanta responsabilità. Certo. Beh, diciamo adesso ci avviciniamo anche alle elezioni amministrative, quindi non so se chi lavora, chi fa questo mestiere si aspetta anche qualcosa, no? Da chi andrà a governare la città. Governare e governarla bene, chi governa la città, perché se uno la governa bene la città ci dà da mangiare, e questo è. Se devo portare il turismo, perché se arrivano i turisti vuol dire che spendono, se non arrivano spendono, la città pulita deve essere pulita, tutte queste cose ci portano da mangiare, no? Bene. È bello sentire di dire vado a Sulmona, andato, quanto è bello Sulmona, tutto questo, il turista ti porta da mangiare. Va bene, allora noi ringraziamo Filomena Pingue e come al solito mettiamo dall'altra parte dello schermo delle persone che incontriamo in piazza, a supermercato in questo caso, ma negli ambiti quotidiani che frequentiamo, persone che lavorano, persone che mettono la faccia, persone che oggi hanno il coraggio di alzare una sera cinesca, di lanciare il cuore, come diciamo, oltre l'ostacolo, persone che hanno il coraggio di lavorare e persone che magari sono, comunicano, lanciano i nostri messaggi, quindi vivono i nostri problemi, le nostre preoccupazioni e quindi anche le nostre fatiche. Quindi grazie Filomena e speriamo che il futuro sia migliore, più sereno per tutti. Auguri per tutti quanti, le generazioni, tutto Sulmona e tutto il complesso.
Bene, allora dopo quasi questa benedizione possiamo dire chiudiamo qui l'appuntamento con la nostra rubrica per la prossima settimana. Grazie per essere stati con noi, buona serata e viva la vita. C'è chi un giorno invece ha sofferto e allora ha detto io parto, ma dove vado se parto, sempre ammesso che parto.